Per accedere ad un corso di laurea ad accesso programmato o per ordine di presentazione della domanda, dovrai iscriverti online al test di ammissione. Dalla home page cliccare la voce Link Veloci, Servizi Web Segreterie Studenti. Da questa pagina sarà possibile effettuare la registrazione al sito. Cliccando la voce Menu in alto a destra, cliccare la voce Registrazione. Verranno richiesti una serie di dati. Cliccare il pulsante Registrazione ed inserire il codice fiscale. Sarà richiesto di inserire nome, cognome e poi proseguire con la procedura, in quanto gli altri dati sono già stati recuperati dall'inserimento del codice fiscale. A questo punto sarà necessario inserire i propri dati relativi alla residenza. Indicare dove si desidera che vengano recapitati eventuali documenti, inserire un indirizzo di email valido, inserire i dati relativi al proprio numero di telefono cellulare. Importante dichiarare di aver preso visione dell'informativa per la protezione dei dati personali. Da questa pagina definire la password personale di accesso. Controllare i dati inseriti ed eventualmente modificarli. Se i dati risultano corretti, confermare con il pulsante. Sarà possibile procedere con l'autenticazione utilizzando le credenziali di accesso che potranno essere anche stampate mediante promemoria. Inserendo quindi nome utente e password, potremo accedere alla piattaforma. Una volta effettuato l'accesso, verrà richiesto di modificare nuovamente la password. Successivamente sarà necessario dichiarare di aver preso visione dell'informativa relativa agli esami di istanza e dell'autorizzazione alla comunicazione e diffusione dati per l'orientamento e il placement. A questo punto sei un utente registrato. Clicca la voce Menu in alto a destra, Area registrato e successivamente la voce Test di ammissione. Cliccare il pulsante Iscrizione concorsi e proseguire. Selezionare il corso di laurea di proprio interesse, confermare e proseguire. Sarà necessario a questo punto inserire un documento d'identità. Da questa pagina sarà possibile selezionare il tipo di documento, il numero, la data di rilascio, l'ente presso cui è stato rilasciato e la scadenza. Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, proseguire con l'inserimento del file. A questo punto selezionare il file ed inserire. Nel caso avessi inserito solo il fronte del documento, puoi inserire il retro cliccando di nuovo Inserisci allegato. Sarà necessario, cliccando il pulsante Inserisci, selezionare il titolo di scuola superiore conseguito, specificando se conseguito presso una scuola italiana o estera. Per inserire l'istituto superiore è necessario innanzitutto selezionare la provincia in cui l'istituto si trova, il comune e la tipologia di istituto. Cliccando successivamente sul pulsante Cerca istituto, riuscirai a trovare l'istituto presso il quale ti sei diplomato. Una volta selezionato, clicca sul pulsante Procedi. Sarà necessario quindi indicare il tipo di maturità conseguita, l'anno di conseguimento e la data. Successivamente sarà necessario inserire il voto, non sarà invece obbligatorio inserire indirizzo e anno integrativo se non necessario. Una volta inseriti i dati del titolo di scuola superiore, procedi con la verifica dei dati inseriti e il completamento dell'ammissione al concorso. È necessario ora stampare l'avviso elettronico di pagamento. Clicca il link verde sotto la voce fattura e procedi con il pagamento. Una volta effettuato il pagamento, la tua iscrizione al test è completata.